chiamo Ahmad Gamal, il mio soprannome è Rami. Sono nato al Cairo il 29 settembre 1998. Sono arrivato in Italia grazie a una borsa di studio per la scuola superiore e vivo attualmente in Italia. La prima volta che ho ottenuto una fotocamera a mano avevo praticamente 9 anni. I miei interessi e la mia passione sono aumentati nel terzo anno della scuola superiore, con l'introduzione della fotografia come una materia di studio. Mi ha attirato il fatto che sia uno strumento che aiuta ad esprimermi. Il professore di fotografia ha notato la mia passione e piano piano mi ha spinto a migliorare questa passione anche durante le lezioni. Poi mi ha aiutato a realizzare uno dei miei progetti preferiti che riguarda il bullismo. Adesso sto facendo il cameriere come lavoro a tempo pieno in un albergo che si trova praticamente a Pisa. Nel 2021 ho lasciato l'Università di Economia Aziendale in Calabria perché non mi trovavo bene e mi sentivo sempre perso. Una delle decisioni più difficili della mia vita è stata di non continuare a studiare e andare a fare un lavoro che non riguarda la mia passione. Non ho fatto neanche sapere alla mia famiglia che avevo lasciato lo studio per fare il cameriere. Questa decisione mi ha fatto perdere anche la mia ragazza e mi ha isolato tanto socialmente. Dato che lavoro in un comune molto piccolo vicino a Pisa, che non c'è tanto da fare. Credo che sia stata una decisione giusta, un primo passo per raggiungere il mio sogno, quello di essere un fotografo professionale. Sono convinto di arrivare al mio obiettivo, che non sarà mai facile e dovrò fare un po' di sacrifici. Praticamente il mio obiettivo è di specializzarsi nella fotografia di moda. Cerco sempre di non perdere nessuna opportunità e di incontrare fotografi di questo campo. La mia grande paura è di perdere la mia passione per la fotografia. Penso che diventerei un corpo senza anima. We'll be right back.